Ebbene sì ragazzi, GP The Best Player è sbarcato anche qui su Call of Duty Ghost. Oggi vi porto questa partita che non è una partita stupenda, perché adesso vi spiegherò il motivo, perché almeno a me capitano di tutti i colori su Call of Duty Ghost. Appena lo compri, subito pam. Allora, è una partita su Strike Zone, sì. Modalità Dominio. A meno dovrebbe essere Strike Zone. Sì, spero di aver detto la mappa giusta. Dominio. Con le bandierine. L'arma che utilizzerò in questione è l'Honey Badger, che credo che sia l'arma più forte del gioco, infatti. Infatti è fortissima. Accessorata con silenziatore, che è già incorporato. Mirino laser e caricatori aumentati. Infatti mi trovo benissimo con questa arma. Poi aveva anche la mimetica, quella natalizia, perché non so, l'ho trovata che era gratuita nel gioco, nel negozio del gioco, quindi ho detto prendiamola, tanto giriamo con l'arma con le renne, non è mica ridicola quest'arma, eh no. Cosa vi posso dire di questo gioco intanto? Intanto vi devo chiedere scusa se questo video non l'ho caricato il 26, ma lo carico oggi che è il 27, perché ho avuto diversi problemi. Causati da cosa? Causati dalla connessione. Poi c'è la gente che mi viene a dire che su Call of Duty Ghost ci sono i server dedicati. Ma dove li hanno visti i server dedicati? Se questa è una partita che dopo vedrete che laggerà da morire. Da morire. Cioè, si può avere una connessione del genere? Vabbè, sarà anche la mia connessione che fa pena. Però, mio Dio, cioè, salta di più Lost qua che su MV3. E dopo ditemi se è una cosa possibile. E ci sono i server dedicati. Sì, dove li hanno visti i server dedicati? Comunque qua vedete la strage che faccio con l'Honey Badger. E comunque devo ancora finire di parlarvi della classe. Comunque Honey Badger come arma primaria. Arma secondaria non avevo niente, perché io non utilizzo pistoletta, a parte sul cecchino. Solo sul cecchino utilizzo la Magnum. Prossimamente vedrete anche gameplay col cecchino. E poi usavo il C4, non usavo stordenti, non usavo niente di quelle robe perché trovo inutile. E il C4, che è molto più lento rispetto a Black Ops 2. Infatti su Black Ops 2 era una roba micidiale. Qua invece, insomma, e infatti prossimamente sbloccherò la roba artigianale, che quella è fortissima invece. E dopo avevo come ricompensa, avevo il Satcom, il cane e il Maniac. Riuscirò ad arrivare, mi sembra, al cane 2 volte, mentre al Maniac neanche una volta, perché infatti quando registro, visto che qua non c'è il cinema, quando registro mi vengono fuori partite che sono orribili, mentre quando sono lì che gioco tranquillamente alle 11 di sera, di sabato sera, mi vengono fuori la cam che non posso neanche registrare, perché come sapete io non ho sempre attaccata la vermeglia alla PlayStation. Comunque qua vedete che ero nello spawn, quindi ho fatto strage quando prendo il Satcom. Qua prendo il Satcom. Cosa posso dirvi di questo gioco? È un gioco molto difficile da giocarci. Sì, è bello, ma è tanto difficile perché con 2 colpi ti buttano giù. E poi, visto che io comunque sono uno che gioca e si butta sempre nella mischia, non sta uno all'esterno per tentare di prendere la cannina, mi butto. Mi butto, ecco, intanto qua prendo il cane, e quindi mi accoppano. Infatti questa partita che sarà un 28-29. Le morti finali saranno causate da un lag supremo, perché proprio si può chiamare supremo. Intanto qua strage, attenzione strage. No, qua mi hanno accoppato, perché infatti arrivano da tutte le parti. Comunque, un lag supremo, non pensavo che ci fosse una roba del genere. Intanto qua c'è il cane, lo vedete che bello. Almeno il cane è immortale. Infatti adesso apriremo anche riguardo il cane. Allora, non so che cosa sia il cane. Potrebbe essere anche Superman, potrebbe essere Batman, perché non si può avere un cane di sto genere. Non va giù. Cioè, io ci metto un caricatore per distruggere Satcom. Ecco, 2 caricatori per uccidere un cane.
Cioè, sta cosa io non la capisco, sti... Allora, due colpi per uccidere un nemico. Ok. E già questo qua non è reale, perché se uno vuole usare due colpi va su, è veterano. Il Satcom ci vogliono ben 45 colpi, cioè un caricatore di Honey Badger. 45 colpi per un Satcom, visto che io... Ecco, come potete vedere adesso... Non saranno 45, ma saranno una ventina. E 20 colpi per distruggere un Satcom mi sembra un po' esagerato. Poi quelli dietro là nella birreria, non so che cosa facciano. E allora, Satcom, 20 colpi. Bellissimo, 20 colpi per distruggere un macchinario così. Dopo c'è quello, la valigetta che dà le munizioni, che ci vogliono appena 5 colpi. Il cane che ci vogliono ben dall'1 ai 2 caricatori. Tanto vedete qua. Cioè, è indistruttibile. È indistruttibile il Satcom. Neanche col C4 si rompe. Bisogna tirare due C4. Ho perso il filo del segno. Ho perso, sì, il filo del segno, pensate. I cani invece ci vogliono ben dall'1 ai 2 caricatori. Non capisco questa cosa, secondo me. Perché ha i giubbottini? Dicono che abbia i giubbottini, quindi si protegge. Ma anche l'uomo ha i giubbottini, cioè. Vabbè. Eppure i cani dei nemici è sempre più forte del mio. Infatti il mio si uccide in 3 secondi. Il loro invece bisogna 3 caricatori, dai 3 ai 4 caricatori. Vabbè, intanto qua vedete che tiro solo e solamente Satcom, perché infatti sono bravo a tirare solo i Satcom. È una partita, come vi ho detto, che finirà 28 a 29. Fra un po' vedrete il lag mostruoso. Intanto qua vedete che prendo ancora il cane. E ritornando ancora alla classe, perché come sapete io vado a salti, non mi ricordo mai, non mi faccio mai una tabellina cosa dire, quindi vado così, come viene viene. E avevo come i bonus quelli iniziali, quelli che si hanno all'inizio. Intanto eccolo qua, è partito il lag mostruoso. Si può giocare così secondo voi? Intanto questo lo uccido perché non so, dormiva. Qua lancio un bel C4. E guardate, oh, cane vendicato, mostruoso. Intanto là, come potete vedere, ci sono quelli che camperano per terra, perché come sempre questo gioco è pieno di camper. Va bene se su Battlefield 4 si campera, perché ci sono delle mappe che sono mostruose, ma qui, cioè, siamo su Call of Duty Ghost. Qua poi c'è una partita a nascondino, come potete vedere, e l'ho arato, perché sarà giusto anche così. Comunque, le armi più forti di questo gioco sono l'Honey Badger, che io mi trovo benissimo, infatti ho già scaricato 3 mimetiche più questa natalizia con le renne orribile. E, oltre all'Honey Badger utilizzo l'L115 o L15, che non mi ricordo adesso, e che è il cecchino. Non lo so, l'ho sbloccato perché mi piaceva come era strutturato il fucile. Prossimamente vi porterò delle partite, ma comunque... col cecchino, ma comunque è difficilissimo giocarci qua su Call of Duty Ghost col cecchino. E poi ho sbloccato la K12, che anche la K12 mi piace molto perché ha zero di rinculo, solo che ci vogliono un po' più di colpi per uccidere rispetto all'Honey Badger, ma comunque anche quella è forte. Comunque tutte accessorate con il silenziatore, che trovo che sia una cosa fondamentale. Non è come su Black Ops 2 che sei il silenziatore. Eccolo qua, lag mostruoso, sei il silenziatore, cioè ci vogliono più colpi per ucciderlo, qua invece no. L'L115 come arma secondaria io vi consiglio di mettere niente, niente, perché almeno io utilizzo l'Honey Badger, se non servono armi secondarie, la pistoletta non serve a niente. E poi, ecco, per i cecchini vi consiglio un'arma secondaria. Cioè, ad esempio, io utilizzo la Magnum. Ecco, adesso prendo la K12, sempre con la mimetica, con le renne. E quindi vi consiglio la Magnum, visto che con due colpi li sciotti. Invece, con la pistoletta, quella iniziale, ci vogliono almeno dei 5-6 colpi. E quindi consiglio la Magnum. Il problema è che ogni colpo che spara deve ricaricare, come la pistola di Cowboy. E quindi è già una pecca di quest'arma. Ma credo che sia la realtà così. Cioè, ogni volta che spari, bisogna ricaricare.
Comunque la partita sta per concludersi a breve. Farò più di 3.000 punti circa, infatti adesso siamo a 24-20, più di 3.000 punti. È una delle partite migliori, insomma, fino adesso che ho registrato, che mi sono venute. Infatti non ne ho fatte. Sì, ho tirato, una volta ho tirato anche il Maniac, solo che come sapete non l'ho registrata. Intanto qua va in stand-by il computer, quindi si è bloccato il computer. Comunque, prossimamente, domani ci sarà un nuovo video riguardante il copyright, che ho scoperto una cosa nuova, quindi un breve video dove vi spiegherò un attimo quello che ho scoperto. E se questo video, facciamo così, se questo video raggiunge i 10 mi piace, uno dei prossimi video li farò con la webcam. Quindi con la telecamera, la webcam, così vedrete anche le mie reazioni al vivo. Prossimamente quindi avremo il cecchino, la K12, un po' tutte le armi che riuscirò a sbloccare poi con i punti di sblocco che ne ho pochissimi. E tornerà Battlefield 4, solo che quindi in questo periodo sarà più Call of Duty Ghost, anche se andrò via, quindi i video saranno di meno in questo periodo. Comunque saranno Call of Duty Ghost e Battlefield. Non tratterò tanto MW3, Black Ops 2, FIFA. Saranno questi due titoli che tratterò. Quindi vi esorto a lasciare un mi piace, perché se arriviamo a 10 ci sarà la prima volta, mi vedrete, vedrete la mia faccia, vedrete come sono, come reagisco a uccidere i cani e uccidere i Satcom. Intanto qua vedete il lag mostruoso. Sarà perché ho preso la K12, perché prima quando avevano i badge non succedeva niente. Vi esorto quindi a lasciare un mi piace, un commento per sentire la vostra opinione su Call of Duty Ghost, se anche voi lagga in questo modo, se vi piace invece, se uccidete i cani con due colpi, tre colpi di cecchino, aspettate, tre colpi di cecchino ci vogliono, pensate, cecchino al calibro, non so, ti stacca una gamba se lo colpisci, se colpisci il nemico alla gamba. Comunque, lasciate un mi piace, un commento, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Perché siamo a 96, stiamo aumentando lentamente. E quindi vi saluto, ci vediamo domani con il prossimo video. Bella da GP The Best Player.